In the book entitled, A Tragedy Revealed, by Arago Pataco, and translated by Conrad Eisenbichler, states, the last great exodus took place between 1953 and 1955. The Anglo-American Declaration, of the 8th of October 1953, that Zone A, would be given to Italy, had profoundly depressed Italians still living in Zone B. Heeding popular wisdom, more than Pella's assurances, and those of various committees, even the most reluctant began to leave their land, even before the Memorandum of Understanding on the 5th of October 1954, confirmed their fears. Over the next 4 years, another 40,000 people fled. Many families became separated because often, a son, or a brother, or a parent, chose to remain in the hope that one day, the region might be returned to Italy. Vari luoghi ed edifici a Trieste e nel territorio della sua provincia ricordano l'esodo degli istriani, fiumani e dalmati, ma in modo particolare questo, il centro raccolta profughi di Padriciano. L'esodo è stato un fenomeno lungo. È iniziato nel 1944 con l'abbandono di Zara, distrutta dai bombardamenti alleati, e si è concluso ufficialmente nel 1956. Nel complesso ha riguardato circa 300.000 persone, nella massima parte di sentimenti italiani. La spinta principale che ha mosso gli esuli a abbandonare le loro case è stata di natura politico-nazionale. Le trasformazioni introdotte dal regime comunista jugoslavo nella loro terra di origine ha infatti reso impossibile per le comunità italiane mantenere la propria identità nazionale. A tale conclusione sono prima o poi giunte tutte le componenti della popolazione italiana, comprese anche i nuclei di classe operaia italiana di orientamento comunista, che in un primo momento avevano accolto favorevolmente la prospettiva dell'annessione alla Jugoslavia socialista. A questa percezione si sono aggiunti anche altri motivi: la paura generalizzata, eredità della stagione terribile delle foibe e confermata dallo stillicidio di violenze che ha punteggiato tutto il dopoguerra, le persecuzioni mirate contro quanti non si erano adeguati al regime, l'oppressione politica, la persecuzione religiosa e non ultimo il disagio per la critica situazione economica. Si può dunque parlare dell'esodo come di un processo di espulsione di un gruppo nazionale, avvenuto a seguito non di provvedimenti di legge, ma di pressioni ambientali. L'esodo degli italiani, che ha trascinato con sé anche aliquote di popolazione slovena e croata, costituisce una frattura storica per l'area alto-adriatica. Infatti, diversamente dai cambi di sovranità avvenuti nei decenni e nei secoli precedenti, e cioè da Venezia all'Austria e poi dall'Austria all'Italia, l'esodo ha segnato la scomparsa di un gruppo nazionale autoctono, quello italiano, spezzando una continuità che durava dall'epoca della romanizzazione. All'interno di tale grande fenomeno sono distinguibili due ondate principali. La prima avviene tra il 1945 e il 1951, soprattutto dopo che il Trattato di pace, entrato in vigore il 15 settembre 1947, ha attribuito alla Jugoslavia Zara, Fiume e quasi tutta l'Istria. Appena conosciuta la decisione della conferenza di pace, nell'estate del 1946, i primi a partire sono gli abitanti di Pola, allora governata provvisoriamente dagli anglo-americani.
L'esodo in questo caso è preventivo, legato al timore di quello che accadrà in città dopo l'instaurazione del potere jugoslavo, che i polesani hanno già sperimentato per alcune settimane nella primavera del 1945. Iniziata nell'inverno del 1946, la fuga in massa svuota la città nel giro di pochi mesi. La maggior parte degli italiani di Fiume e dell'Istria prende invece la via dell'esilio più tardi, avvalendosi della possibilità concessa dal trattato di pace di optare per la cittadinanza italiana e di trasferirsi nella penisola. Nel caso di questa prima ondata, il grosso degli esuli non passa per Trieste, che allora è governata provvisoriamente da un'amministrazione militare anglo-americana, ma viene sventagliato in tutta Italia. Vengono così aperti più di un centinaio di centri raccolta profughi, utilizzando vecchi campi per internati e prigionieri di guerra, caserme, scuole e così via. Tra i più noti ricordiamo quello di Altamura, di Fertiglia, di Fossoli, da Spezia, Laterina, Tortona, Torino, dove i profughi vivono per alcuni anni in condizioni di estremo disagio. La seconda ondata è costituita dagli esuli provenienti dalla zona B del territorio libero di Trieste, la cui creazione è prevista dal trattato di pace, ma che si incaglia sulle secche della guerra fredda. I centri principali della zona B sono Capodistria, Isola, Pirano, Umago, Buie e Cittanova, tutti abitati quasi integralmente da italiani. Fino al 1954 la zona viene amministrata da un governo militare jugoslavo, in attesa della costituzione del territorio libero. Ma già alla fine del 1953 la popolazione si rende conto che la zona sarebbe rimasta stabilmente in mano jugoslava. Inizia così l'esodo di massa e questo diviene imponente dopo che il Memorandum di Londra, entrato in vigore il 26 ottobre 1954, stabilisce la spartizione di fatto del territorio libero di Trieste tra Italia e Jugoslavia. La zona A con Trieste ritorna così all'Italia, mentre la zona B viene assegnata alla Jugoslavia. Complessivamente, in tutta l'area nord-adriatica passata alla Jugoslavia rimangono poche migliaia di italiani, che in parte sono legati ideologicamente al regime di Tito e in parte non riescono a trovare il modo di fuggirne. Gli esuli della zona B si fermano in maggioranza a Trieste e a Gorizia e trovano ospitalità in alcuni campi profughi. Oltre che a Padriciano, centri di raccolta vengono istituiti presso il Silos, quell'enorme edificio che sta a fianco della stazione ferroviaria, nella risiera di San Sabba e in molti altri locali di fortuna. Ovunque le condizioni di vita sono assai precarie. Gli spazi angusti e malsani, i servizi igienici sovraffollati, totale la mancanza di intimità familiare, mentre le masserizie che i profughi hanno potuto portare con sé vengono ammassate in alcuni magazzini del porto, dove rimarranno per decenni. Solo parte di tale patrimonio è stata salvata dalla distruzione e ha offerto materiali per la mostra allestita presso il centro raccolta profughi di Padriciano, utilizzato dal 1948 al 1976. La mostra statica del centro raccolta profughi di Padriciano è impreziosita da alcune ricostruzioni. Ricostruzioni particolari, questo è un box, cioè quegli alloggi di fortuna che furono allestiti nei campi profughi per ospitare gli esuli provenienti dall'Istria, dal Fiume, dalla Dalmazia. Sono oggetti semplici e umili, come semplice e umile era la gente che ha abbandonato quelle terre. Oggetti attraverso i quali dovettero ricostruire la loro esistenza. E in queste condizioni si trovarono a vivere non solo per pochi mesi, ma per interi anni, in qualche caso per qualche decennio. Questo secondo ambiente bene illustra e racconta che cosa significa un esodo, che cosa si porta via la gente con sé. Le immagini sacre, le immagini di propri avi. E qui in mezzo su questo tavolo i quaderni dei bambini, la macchina da cucire, pochi e significativi effetti personali, cioè quel poco che una persona riesce a mettere in un baule, in una valigia, in una scatola. Questi oggetti rappresentano sì certamente un passato,
ma rappresentano anche un popolo che si è disperso, una realtà culturale, antropologica, che non esiste più. Il 26 settembre 2010, nel territorio del comune di Muggia, l'amministrazione provinciale di Trieste ha fatto erigere un monumento nei pressi del valico confinario di Rabuiese, da cui transitò la maggior parte degli esuli provenienti dalla zona B. Un intero popolo con le sue articolazioni sociali, le sue tradizioni, i suoi affetti, costretto a fuggire non per ragioni economiche, ma a fuggire dalla violenza del totalitarismo e abbandonare le terre natie. Per rendere perenne il ricordo di quell'evento, è stata scelta l'immagine delle ruote, simbolo di un popolo costretto a partire dalla sua terra, ma anche della sua capacità di costruire nuove esperienze vitali nel mondo. In the book entitled A Tragedy Revealed by Arago Pataco and translated by Conrad Eisenbichler, states, over the years, in fact, human migrations, not to mention land grabs arising from long ago conflicts, result in the mosaic gone mad, one in which it is nearly always impossible to discern any boundaries, and in which, during moments of crisis, each side can easily find justifications for attacking the other. Political geography, wrote Ambrose Bierce, in his caustic, The Unabridged Devil's Dictionary. The border is the imaginary line between two nations that separates the imagined rights of one people from those of the other. Tempo consuma i ricordi, eppure alcune immagini di cose e persone ci restano dentro per tutta la vita. Se penso alla mia casa in Istria, rivedo tutto come un teatro della memoria, ma prima di ogni cosa il pozzo dell'acqua potabile, la cisterna. Era di pietra, ma nella memoria mi appare ora levigata e bianca, come un fantasma. E allora un brivido mi corre lungo la schiena per tutto quello che è accaduto. Un grande freddo è sempre in agguato nei miei sogni, abitati da un inverno senza fine. Mi chiamavano Pino. Ero uno dei ragazzi di via Carpaccio, che imperversavano con i giochi, le sassaiole, e correvano nei prati a caccia di cervi volanti. Abrega di Parenzo 4. Villanova di Parenzo 14. Torre di Parenzo. Di mio padre non si seppe mai nulla. Fu uno dei circa 700 che nel settembre del 1943 furono presi e fatti sparire. Per molti c'erano le foibe, voragini che sprofondano nel terreno più o meno verticalmente per decine e a volte centinaia di metri. Le vittime venivano legate insieme, a coppie, con il fil di ferro e condotte a piedi, nudi, nella notte. Arrivati sull'orlo della foiba, gli aguzzini uccidevano uno dei due e poi li spingevano insieme dentro la voragine. Il peso del corpo morto trascinava il vivo. Gli spuntoni di roccia straziavano i corpi, li mutilavano. La morte di quello vivo era lenta e arrivava anche dopo giorni. Quale mente perversa e criminale può aver concepito una morte così crudele per un essere umano? Poi, nel 45, la guerra finita, le persone di cui si perse ogni traccia furono migliaia. La conferenza di pace di Parigi segnò la conclusione formale della Seconda Guerra Mondiale. Dopo una lunga serie di incontri e trattative, le grandi potenze vincitrici trovarono un compromesso che ridisegnava i confini delle nazioni. Era il 10 febbraio 1947. L'Istria usciva dall'Italia
ed entrava a far parte dello Stato jugoslavo. La notizia fece precipitare nella disperazione gli italiani di Istria. I pianti delle madri e i silenzi a testa bassa dei padri, tutti piegati dal dolore e impotenti davanti all'inevitabile e definitiva disgrazia a cui andavano incontro. Gli italiani come me che lasciarono l'Istria si ricostruirono una vita, tra mille difficoltà, chi in Italia, chi in altri paesi. Esuli eravamo, ognuno col proprio dolore. Tutta la vita precedente era stata troncata, tranne qualche lettera iniziale con gli amici, poi niente. La mia giovane età mi aiutò a vivere, ma con l'età adulta cresceva il desiderio di tornare in Istria, a rivedere la casa, la cisterna, il mio amico Piero, abbracciare Veronica. Presi l'auto e partii. Casa. Volete qualcosa da bere? Cercate qualcosa? Qualcuno? Io abitavo qui una volta. Mi chiamavano Pino. Pino. Oh santo cielo! Io sono Veronica. Veronica! E la cisterna è sempre qui. E l'acqua? Adesso c'è l'acquedotto. Questa è diventata un'osteria e qui si viene solo per il vino. E Marcello? Dal giorno che sei partito non ha fatto altro che andare su e giù, dalla scuola alla casa. Non mangiava più. Non beveva. Io le ho provate tutte, te lo giuro. Ma lui si è lasciato andare. Qui siamo in affitto del comune. Perché loro ci avevano preso tutto, lo sai? Sì. Questa non è più casa mia. Il governo italiano ci ha promesso dei soldi per la perdita della proprietà. Ma intanto l'Italia, con le case di 350.000 esuli, ha pagato i danni di guerra alla Jugoslavia. Casa mia, casa mia. La mia piccola amica. Ti ho pensato tanto in tutti questi anni. La piccola Veronica è ancora lì che mi aspetta. E adesso ti ho ritrovata. Ma è come se tu fossi ancora più lontana. Sì, abbiamo fatto un'osteria nella vostra casa. Ma non siamo noi che vi abbiamo fatto scappare. Sono stati anni brutti. Tanto brutti, anche per noi. E ancora continua. Non è un confine che fa i buoni e i cattivi. Veronica? Sì, signora Caterina, venga. Hai un po' di sale? Sono rimasta senza. Caterina? Chi è? Sono il figlio di Feni, il nipote di Alberto e Maria. Pino!
Ma non eravate andata anche voi in Italia? Sì. Sono andata via anch'io. Ma poi sono ritornata. Mi sono sentita persa, sola, senza nessuno che conoscevo. E allora tornare a casa mia. La libertà che ho dentro, nessuno me la porterà via. Vivo nascosta in casa. Poco più in là, il nostro mare, consolazione della mia nostra tristezza per com'era questo nostro paese. Rumori e voci della gente che viveva qui. Tutti fantasmi. Tante vite, tante storie. Sì, storie e dolori. Forse, quando quelli della nostra generazione non ci saranno più, allora arriverà un po' di pace. A me una pace senza memoria, senza ricordi, non mi va. Allora non finirà più. Sì, finirà. In pace, ma senza dimenticare. Testimoniare la vera storia della nostra Istria, del nostro tormento. Scrivere e ricordare. E così il nostro spirito sarà sempre presente tra le viti e gli ulivi, tra gli scogli in riva al mare. Scrivere e raccontare. E così potremo anche essere via, dispersi per il mondo. Ma il nostro spirito vivrà per sempre nel cuore di quelli che sapranno leggere e ascoltare. Uno spirito eternamente innamorato. In the book entitled, A Tragedy Revealed, by Arago Pataco, and translated by Conrad Eisenbichler, states, the Italians, with deep historical roots in Venezia Giulia, Istria, and the Dalmatia. Why? The explanation is dramatically simple. In those regions where one still finds Roman remains, lions of St. Mark, and Lictorian faces, there are no more Italians. The few still living there are the descendants of those who, after the Second World War, chose to become Yugoslav. The rest ended up by the thousands, in the Foiba, the mountain crevasses of the Carso, or were forced in the hundreds of thousands into exile. Benito Mussolini said, "When ethnicity does not agree with geography, it is ethnicity that must move." In the book entitled, A Tragedy Revealed, by Arago Pataco, and translated by Conrad Eisenbichler, states, the Treaty of Osimo, signed on the 1st of October 1975,
by the Italian government led by Mariano Rumor would finally nail shut the coffin on any legitimate Italian claims to Zone B. Besides determining the exodus of Italians from Zone B, the same memorandum also forced several thousand people who had thought they were safe to undertake exodus. The corrections made to the Morgan Line to allow Slovenia a sea outlet had given Yugoslavia about 20 villages that had previously been in Zone A. Io ho sempre visto piangere mia nonna. Era un dolore troppo forte. Poteva raccontare di lei che è andata a cantare davanti Francesco Giuseppe a 4 anni. Mia mamma mi raccontava che da Dignano prendeva le magliette e si metteva 4-5 maglie, perché c'era questa cosa che tu dovevi abbandonare tutti i tuoi beni. Allora loro hanno portato in 6 mesi tutti i loro beni a pezzetti a Trieste. Ci sono le tracce della quotidianità di tutta. È una società spezzata di botto in un attimo, che è durato qualche anno naturalmente, perché l'esodo fu una cosa che durò anni, ma quello che troviamo sono gli oggetti della quotidianità. Ecco perché gli strumenti di lavoro, ecco perché i libri, ecco perché i piatti, i cucchiai, le forchette, le pentole. Sono a centinaia, ripetuti 1000 volte, perché 1000 volte si ripeteva il vivere quotidiano da una famiglia all'altra. Una sequenza enorme di letti, la parte alta, la parte bassa, gli armadi, le credenze. Qualche artigiano si è portato un vecchio tornio di cui rimane solo lo scheletro. Fino ad arrivare a una delle visioni che più possono suggestionare chi le vive. Ecco questo cumulo enorme di sedie che sembrano quasi ragni, che si aggrovigliano uno sull'altro. Sì, certo, la gente ha dormito nei letti, la gente ha usato gli armadi per tenere gli abiti, ma sulle sedie si è vissuto di più, ci si è seduti per mangiare, ci si è seduti per vivere ogni giorno. Non c'è stato un momento, non c'è stata giornata senza un attimo in cui qualcuno, uno qualunque di una famiglia, non abbia trovato il momento per toccare questa sedia. Le sedie sono legate all'essere umano, hanno parti dell'uomo che sono rimaste attaccate. In the book entitled, A Tragedy Revealed, by Arago Pataco, and translated by Conrad Eisenbichler, states, on the morning of October the 26th, while the men of a British Royal Engineer Corporation were driving in the last posts of the long yellow line that marked the new border between Italy and Yugoslavia, the Brisiglieri entered the contested city of Trieste, amid the waving flags and applause of an immense and emotional crowd. Milovan Gilis,
a prominent individual who was a key figure in the partisan movement during World War II, said, in 1945, Caglia and I were sent by Tito into Istria. Our mission was to use all kinds of pressures to induce all Italians to leave. And we did. Lascia oggi la città, saluta chi partirà domani. Hanno destinazioni differenti. Dio sa quando si rivedranno. Addio Pola, addio mia terra. Questo che giace non si imbarcherà. È stato lapidato dagli slavi mentre tentava di raggiungere Pola dalla campagna. Prima di partire i suoi familiari lo benedicono. Non si possono portare che ossa e ceneri. Egli ha la sventura di essere morto soltanto ieri. Triste la bandiera dell'Italia riflessa nel pantano del molo. Non guardano la nave, hanno tutti lo sguardo volto alla città che non vedranno più, a quelle strade che non percorreranno più. Più pensierosi degli emigranti che si lasciano alle spalle una casa alla quale potranno tornare, vanno incontro ad un oscuro destino che scandisce loro: non si torna, non si torna. Qualcuno ha issato a prua una bandiera alla maniera della gente di terra, come a una finestra. Sulle acque dell'Adriatico vanno gli esuli di Pola, ma il mare unisce i paesi, non li separa, e il tempo non tradirà questi italiani. In the book entitled A Tragedy Revealed by Arago Pataco and translated by Conrad Eisenbichler, states, on the 5th of October 1947 in London, the representatives of the United States and Great Britain signed, with the Italian ambassador Manlio Brosio and the Yugoslav ambassador Vladimir Velebit, the Memorandum of Understanding. It declared, as soon as the present memorandum is initialed and the corrections to the line of demarcation stipulated by it are carried out, the governments of the United Kingdom, of the United States, and of Yugoslavia will put an end to military government in Zone A and B of the territory. The governments of the United Kingdom and the United States will withdraw their armed forces from the zone north of the new demarcation line,
that is, from Zone A, and will cede the administration of this zone to the Italian government. The Italian government and the Yugoslav government will immediately extend their civil administration over the zone for which they will be responsible. The memorandum, which in theory was temporary, made no reference to the future of Zone B. In the book entitled, In the Exodus of the 350,000 Julians, Fiumanis and Dalmatians, by Father Flaminio Rocci, and translated to English by Father Marco Bagnarol, states, in 1941, Mussolini had attacked Yugoslavia, but in 1947, Italy had repaired the unpropitious war by handing over the three provinces of Pola, Fiume, and Zara, and paying the requested $125 million in war damages inferred upon Yugoslavia. Everybody had declared themselves to be satisfied. De Gasperi had actually defined the reparations imposed as cruel. But Tito, with the astuteness and unscrupulousness of an old political mechanic, had hammered for 30 years on the gates of the diplomacies, in order to even have Zone B, with Capodistria. The Italian judiciary opposed, but Italian politics reacted weakly, then kept quiet. Then, in 1975, it ceded Zone B and it condemned another 60,000 Italians into exile and finally exalted its cessation as an exemplary gesture of peace. Internally, however, it knew that it was lying. For this reason it signed the 1975 accord, in great secrecy, in a villa of the countryside of the March region. In the publication entitled, The History of Venetian Giulia, by Maria Grazia Ziberna, and translated to English by Father Marco Bagnarol, states, after the peace treaty of Paris, Venetia Giulia and Istria found themselves separated from the rest of Italy, occupied by the troops of Yugoslavian People's Army. An atmosphere of great uncertainty immediately spread. About 500,000 people who passed under the administration of the Yugoslavian state had to decide whether to remain, to live in the area or abandon their own homes in order to move beyond the borders, or emigrate to some other Western country, and the majority chose to go away. On the other hand, 70% of the population was Italian, even according to the calculations of Croatian scholars, reducing therefore the percentage of ethnic group on the total number of residents. The exodus thus affected between 1945 to 1958, about 350,000 inhabitants of the area handed over to the Yugoslavian government. Italy had come out of the war not only defeated, but divided, and telling the truth about the foreigners would have run the risk of giving rise to new fights amongst Italians. In the same years, moreover, another problem had been born on the internal front. Thousands of fascists and other citizens had been killed on the part of communist formations after the end of the war, without justifications of a military character. In order to put an end to the atmosphere of civil war which could have been nourished by penal proceedings, Minister Palmiro Gliatti proclaimed amnesty for these crimes. In the book entitled, A Tragedy Revealed, by Arrigo Pataco, and translated by Conrad Eisenbichler, states, Trieste was returning, for the second time, to Italy. The Italian cities of Istria and Dalmatia, however, were not returning. Neither were the 300,000 people who participated in an exodus of biblical proportions that had depopulated the Julian region of its people. What was left in those lands, ripped away from Italy, were only the tombs without crosses, and the thousands of Italians thrown into the foibe by a program of ethnic cleansing that for half a century, historians and politicians have stubbornly denied. Fin da subito, l'uscita dal tunnel bellico si rivelò particolarmente anomala e faticosa per la Venezia Giulia. Amputata praticamente di quasi tutto il territorio che l'aveva connotata, per oltre un decennio accolse la marea di profughi in fuga dai luoghi che non le appartenevano più. L'effetto domino di tale movimento di massa ricade in modo particolare sull'equilibrio esistenziale di Trieste.
già provata per 40 giorni dopo la fine della guerra dalla brutale occupazione titina e poi passata sotto l'amministrazione del governo militare alleato anglo-americano, in una provvisorietà che non dava risposte certe. Fu un dopoguerra lunghissimo, che originò un dramma in due tempi ed infiniti quadri. Dopo il primo cospicuo esodo conseguente al Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947, che aveva ceduto al governo di Tito la Dalmazia, Fiume e l'Istria meridionale, nel 1954 il Memorandum di Londra sancì la fine dell'amministrazione anglo-americana sulla zona A del territorio libero di Trieste, che poté ricongiungersi all'Italia, mentre lasciò alla Jugoslavia il rimanente territorio istriano contrassegnato come zona B. Per la situazione venutasi a creare, spesso persecutoria, che disconosceva la loro identità italiana e nazionalizzava i loro averi, anche tantissimi abitanti di quelle terre si trovarono nelle condizioni di doversi staccare dalle proprie radici. Il contadino è quello che è l'ultimo che abbandona, perché abbandona la terra, ha abbandonato tutto. Dunque, per noi non era via d'uscita. Gli italiani potevano fare gli italiani soltanto a casa. Fuori di casa doveva cambiare nazionalità e lingua. E in più ancora a quel tempo dovevi anche abbandonare la religione. E purtroppo gli istriani sono molto attaccati alla religione. E dunque questo ha fatto decidere che l'unica soluzione era andarsene. Ho lasciato Capodistria, mi sembra che era il 54, il 20 giugno, l'ultimo giorno di scuola. E siamo lasciati Capodistria perché il nuovo regime non ci guardava tanto bene, così ci facevano prendere paura di notte. Nel momento della cresima, che abbiamo dovuto andare a Trieste, quando sono tornati indietro, i regali che avevo preso di soldi e di confetti sono stati portati via. Il Memorandum di Londra diceva che chi vuole andare via c'ha 12 mesi di tempo coi beni immobili, quelli immobili che saranno pagati dopo, ma non hanno detto da chi, come e quando. Fino a che loro sapevano che c'aveva qualche soldino, non ci davano la domanda fuori, e quando che vedevano che sta gente non c'ha più niente, allora ci davano 24 ore, diceva adesso puoi andare. Il papà da Trieste, essendo un corridore di bicicletta, si è trasferito a Fiume ha aperto un negozio di biciclette e siamo vissuti là fino alla fine della guerra, e dopo abbiamo perso tutto, il negozio di biciclette, la casa, e ritornati a Trieste. Siamo andati a abitare in una casa della famiglia di mia madre al Baro Vescovano. Ha messo a posto tutto quanto, ha speso gli ultimi soldi che avevano. Dopo un po' di tempo ha cambiato i confini, perso tutto anche là. Praticamente siamo stati esuli a seconda volta. Quando sono ritornata sul lavoro, che mi hanno detto ti mandiamo a scuola, però devi firmare questa carta. Io non sapevo neanche cos'era, perché non mi hanno detto cos'era. E poi ho scoperto che se firmavo quella carta, diventavo giovane comunista. E quando ho rifiutato di firmare, subito dopo, forse non so, una settimana, due, ero fuori dal lavoro. E poi di lì non potevo trovare nessun lavoro e ho deciso di andare a Trieste. E quando ho deciso di andare a Trieste non ho detto niente a nessuno, solo a mia mamma. Erano le 4 pomeriggio che era arrivato l'autobus, e quando eravamo lì era un poliziotto che camminava, girava attorno a me e guardava. E io sicura che lui poteva leggere la mia mente, che io vado, che non torno più. Avevo una paura tremenda. Il tempo dell'esodo, come tutti quanti, siamo andati... Noi volevamo essere italiani, così siamo andati a Trieste. I profughi istrodalmato quarnerini giunsero in Italia in momenti, modi e condizioni diverse. Ad accomunarli quasi tutti, però, fu la sosta nei campi di accoglienza, in cui per anni venne allestita la loro sistemazione a Trieste, o in baracche diverse che separavano uomini da donne e bambini, oppure in grandi cameroni che, coperte e posate su corde stese fra le pareti, trasformavano in un alveare di monovani familiari,
i servizi collettivi e centralizzati. Nel 1947 sono arrivato a Trieste con la mia famiglia, da Pola. Dopo l'esodo, naturalmente l'esodo cominciava. E a Trieste abbiamo avuto la sorpresa della nostra vita, tanto ghiaccio, tanta bufera. In riva si doveva tenersi sulle corde. E è stata un'esperienza, noi eravamo giovani, ma insomma i miei genitori hanno sofferto molto. Ci hanno dato il posto dove andiamo a dormire per quella sera. Allora io e mio padre, perché gli uomini e i figli più vecchi li mettevano da una parte, i bambini e le donne da un'altra parte, e sotto era, le porte erano un tanto di aria che passava sotto, borra. Io sono andato a dormire sul letto con le scarpe, come vestito, col cappotto, come che sono arrivato dentro, e mi ci ha dato un 10-12 coperte sopra ancora, e non potevo addormentarsi con tanto freddo che c'era. Siamo arrivati a Trieste con dolore grande di cuore della Sierra Capodistria, perché era il nostro luogo nativo, era il 8 febbraio, era freddo tremendo. Vi hanno trasportato a Padriciano, dove siamo rimasti nel padiglione numero 1, quella volta erano tutti a padiglioni 1, 2, 3. Eravamo da boletti e tutti coperti in giro con le coperte per non vedersi uno con l'altro, e là ci siamo stati per 29 mesi. Ad ogni arrivo si ripeteva anche il triste rituale del deposito, nei magazzini del Porto Vecchio, delle masserizie portate in salvo dalla propria casa. Si sarebbe dovuto trattare di un'operazione provvisoria. Sono divenute materiale per il museo dedicato all'esodo. Io sono nata a Castelvenere d'Istria e siamo andati in Italia nel 55, in ottobre, dopo molto tempo che aspettavamo la domanda. Eravamo allogati a Padriciano. Non abbiamo potuto portare niente fuori che il nostro vestiario, il resto è rimasto tutto indietro. Siamo andati a scuola a Padriciano, nel campo profughi, e lì siamo stati circa 2 anni. Il perdurare della provvisorietà di vita nei centri di accoglienza e la generale tremula identità del futuro, associati alla propaganda a favore dell'espatrio verso i paesi d'oltreoceano, furono stimolo ad una massiccia migrazione. Era venuto il console canadese a cercare gente per portare in Canada, immagino. È stata una decisione così, il 448. La padrona del sacrificio è venuta proprio in campo profughi. Lei ci ha scelto la gente che lei ci aveva piacere che di venire in Canada. Il papà, dopo essere stato costretto a lasciare l'Istria, visto che a Trieste non era opportunità più di tanto, ha deciso di attraversare l'oceano, andare in cerca di quella fortuna che sempre si sperava. Si è aperta l'immigrazione per il Canada e papà ha provato, è venuto a casa, la mamma non era contenta, lui ha chiesto a me: cosa ti pare, possiamo andare? E io ho detto: beh papà, peggio di qua non sarà, proviamo. Siamo partiti in un giorno di pioggia, cacciati via dalla nostra terra, che un tempo si chiamava Italia, e uscì sconfitta dalla guerra. Hanno scambiato le nostre radici con un futuro di scarpe strette, e mi ricordo faceva freddo l'inverno del 47, e per le strade un canto di morte come di mille martelli impazziti, le nostre vite imballate alla meglio, i nostri cuori ammutoliti. Siamo saliti sulla nave bianca come l'inizio di un'avventura, con una goccia di speranza, dicevi non aver paura. E mi
mi ricordo di un uomo gigante, della sua immensa tenerezza, capace di sbriciolare montagne, a lui bastava una carezza. Ma la sua forza, la forza di un padre, giorno per giorno si consumava, fermo davanti alla finestra, fissava un punto nel vuoto, diceva: come si fa a morire di malinconia per una terra che non è più mia? Che male fa aver lasciato il mio cuore dall'altra parte del mare? Sono venuto a cercare mio padre in una specie di cimitero, tra masserizie abbandonate e mille facce in bianco e nero, tracce di gente spazzata via da un uragano del destino. Quel che rimane di un esodo ora riposa in questo magazzino. E siamo scesi dalla nave bianca, i bambini, le donne e gli anziani ci chiamavano fascisti, eravamo solo italiani. Italiani dimenticati in qualche angolo della memoria, come una pagina strappata dal grande libro della storia. Come si fa a morire di malinconia per una vita che non è più mia? Che male fa se ancora cerco il mio cuore dall'altra parte del mare? Quando domani in viaggio arriverai sul mio paese, carezzami, ti prego, il campanile, la chiesa, la mia casetta. Fermati un momentino, soltanto un momento, sopra le tombe del vecchio cimitero e digli ai morti, digli, ti prego, che non dimentichemo. Profound thoughts of a time that most would rather forget, nor remember, or truly wish that it had never happened at all. But it did. I believe that not to remember would be an even greater sadness to those that found their paths entangled or shortened during this ever so difficult time in Italian and world history. It is through the act of remembering this period we may bring forth some light, understanding, compassion, reflection, and hopefully peace from within and around this immense dark historical forced change, which many had to endure, yet surrounded by a profound silence of its sad and unspoken truth. Many in our community of Giuliano d'Almonte had to walk the world involuntarily to find peace, security, and a home, yet 350,000 already had a home, each and every one, and a land, which is still dear to most, if not all of us, in our hearts, our songs and our souls. This day, February the 10th of every year, is just that, a day of remembrance. We can only ask and hope that this day, on this day, that it brings forth insight, perspective and transparency, through thought together with that human ability of understanding and compassion. We truly hope that it leaves behind only that ever so great weight of silence. That sad, profound, unbearable deep silence that we've endured. Only with the light of remembrance and reflection can time become understood and perceived. Remember, we hope. Remember, we will. Remember, we do. Remember, I hope, I will, and I do. May peace be with you. Quando domani in viaggio
arriverai sul mio paese. Carezzami, ti prego, il campanile, la chiesa, la mia casetta. Fermati un momentino, soltanto un momento, sopra le tombe del vecchio cimitero, e digli ai morti, digli, ti prego, che non dimentichemo.